provvedere allo Stato per quanto riguardava la questione, diciamo, dato che era una proposta verbale, magari era rimasta così. Io ho fatto comunque, mi riferisco a quella proposta, ho fatto uno scritto. Ovviamente so benissimo che per quanto riguarda gli investimenti, io a nome del mio gruppo non chiedo questo investimento al Comune di Castelbognese, perché è anche un investimento, penso, importante, ma penso, cioè nel senso che il Comune di Castelbognese, l'amministrazione locale, dovrebbe appunto farlo presente alle ferrovie dello Stato, RFI, appunto, visto anche se il mio sindaco ci ha appena annunciato che addirittura arriva anche l'apertura del secondo sottopasso, anche comunque alla luce dei forti ritardi, e quindi che poi anche, diciamo, penso compartecipe Ferrovie dello Stato su questa situazione, appunto, anche fargli presente che un ulteriore investimento sarebbe lecito. Ok, e lascio l'interpretazione. Sì, un'informazione riguardo, perché io stavamo votando, perché ne abbiamo parlato tutti i giorni fa, perché c'è un motivo. Nei prossimi giorni stiamo prendendo appuntamento al prefetto, perché ci è arrivata una raccolta di firme riguardo i passaggi a livello di costruzione. Stiamo parlando della Castelbognese e della Venna, perché alcune circostanze, passaggi a livello, soprattutto nel sud ovest, stanno chiusi per un periodo molto lungo. E allora dobbiamo parlare di questa vicenda, mentre anche per l'ultimo sottopasso che viene, passaggio a livello che abbiamo. Si è interessato, cioè è passato perfetto con RFI a riguardo, per cui col sindaco di Sonoro abbiamo parlato, lui assolutamente d'accordo. Adesso con RFI sapete, su un altro che ci dobbiamo vedere diverse volte, e a questo punto noi ne abbiamo già parlato sinceramente con i rappresentanti di Milano, che sono venuti qualche mese fa, solo che loro non sono con lo sviluppo della rete, ma non si muovono con delle infrastrutture, diciamo, di corollario. Diciamo quello grande antistante il bar della stazione, dopo le 7 è già pieno, ma 7:15, 7:30 è difficile parcheggiare sia in via Santa Croce, perché poi si trova la gente che dopo parcheggia anche in divieto, mi spiego, lungo via Santa Croce anche dalla parte, diciamo, verso il centro, ma non si trova più neanche nelle strade limitrofe, cioè per cui c'è anche un aspetto di sicurezza e di capienza dei porti. È chiaro che ormai la stazione di Castelbognese è usata pesantemente da tutta la vallata del Senio, da una parte dai Trentini e quindi e ovviamente dai comuni a valle. Cioè, quindi l'obiettivo sarebbe quello, come avevamo già detto in precedenza, cioè di liberare soprattutto posto nella zona verso il centro, per capirci, soprattutto utilizzato passando da quelle stradine improponibili col sottopasso piccolo di quella parte di utenti che non sarà significativo, però già se liberiamo 20 posti auto è comunque un servizio che facciamo a chi arriva da monte, perché penso soprattutto agli studenti o comunque a lavoratori che magari lavorano a Bologna e possono arrivare in ufficio alle 9, quindi basta prendere un treno da Castello alle 8:15, alle 8:30, non si parcheggia, cioè fondamentalmente non si parcheggia se non molto lontano. Quindi, cioè, dopo rimane il viale della stazione, che ha comunque degli aspetti di sicurezza, perché diventa quasi indottamente un senso unico alternato, perché con una fila di macchine parcheggiate in modo regolare
dalla parte della lateria, però vi garantisco che se si incrociano due macchine di dimensioni neanche non rilevanti, una di due si deve fermare. Quindi cioè la questione è veramente imbarbogliata. Positivo il fatto che comunque abbiamo una stazione fortemente utilizzata ed è una delle grandi fortune di Castel Bognese come servizi, però viceversa le strutture di servizio attorno iniziano ad avere le loro carenze, ecco. Per cui cioè, potrebbe essere non significativo come quantità di posti, ma ripeto, permetterebbe una distribuzione tra la parte valle e la parte monte. È chiaro che tutto è collegato con un discorso di un accesso pedonale, perché chiaro che se facciamo il parcheggio a valle senza un accesso di prolungamento del sorpasso pedonale diventa infruibile sostanzialmente. Però insomma su questo vale la pena fare più. Cioè io non per smentire il collega D'Ambrosio, ma dico è chiaro che il grosso della compartecipazione la si chiederebbe a RFI, però se ci fosse da andare a stanziare tra comune e provincia comunque una quota anche solo per opere tra virgolette secondarie dell'opera, ragioniamoci, ecco, potrebbe essere un investimento comunque forse non significativo come importi, ma assolutamente ragionevole, ecco, perché i cittadini di Castello, non lo dico per interesse personale, ma credo che ci sia veramente una fetta importante dei cittadini di Castel Bolognese, molti secondo me che hanno preso la residenza a Castel Bolognese venendo anche da altri comuni della bassa per sfruttare questo servizio, non so. È vero, tutti si sono comprato casi di andatore, grazie al cielo questi hanno una stazione di edifica, ovviamente c'è qualche information perché a noi ci fa molto piacere che la stazione abbia una rilevanza importante, è vero che c'è qualche effetto collaterale che speriamo di mettere almeno un tassello per il futuro, perché ovviamente è chiaro che se questo ragionamento è stato fatto più tempo quanto non lo dice. Servo di depositare, non sono riuscito materialmente anche per iscritto in un prossimo consiglio, rimanendo in termini in tema di tariffe, ma non parlo di rifiuti, voglio parlare di tariffe dell'acqua, perché ho avuto alcune segnalazioni su una situazione oggettivamente credo fondata, ma la domanda è anche finalizzata a verificarlo, su un sistema di tariffazione per il nostro comune, di alcuni comuni limitrofi, e non parlo invece di Faenza e di Imola che mi risulta abbiano applicazione di sistemi tariffari diversi, parlo di acqua, ok? Dove la situazione del nostro comune, le tariffe che vengono applicate, mi risulta che sia il comune di Castel Bolognese, Solarolo, Bagnara e forse un altro comune, ecco, ripeto, mentre mi risulta che Imola e Faenza adottino sistemi anche significativamente diversi dal nostro, c'è un sistema tariffario che vada pesantemente a penalizzare le famiglie numerose, nel senso che le tariffe dell'acqua hanno degli scaglioni, ok? Adesso non ho portato la documentazione, comunque hanno delle fasce con un costo a crescere all'aumentare dei consumi. La cosa che è abbastanza grottesca di per sé è che la crescita non è lineare, ma non si tiene conto se non in due grandi fasce del numero degli abitanti dell'unità abitativa, ed invece è chiaro e evidente che i consumi sono proporzionali a quanta gente abita, per cui questi scaglioni rimangono fissi, ovviamente il prezzo è crescente, parliamo da una tariffa che passa dai 0,35 a 0,40 euro nella fascia più bassa, che se ricordo bene nel primo scaglione è fino a 9 metri cubi a bimestre, e vi spiego, a una tariffa massima che si aggira intorno ai 3 euro al metro cubo. Cioè la cosa grottesca è che gli scaglioni non si muovono proporzionalmente al numero degli abitanti dell'unità abitativa, come invece funziona in altre tariffazioni dei comuni limitrofi, per cui l'effetto, io considero devastante, comunque antisociale, è che